Salve a tutti. Intanto buon 2013. Io sono Valentina Barresi, la vostra astrologa, e adesso parleremo delle previsioni per gennaio di quest'anno. Partiremo con il segno dell'Ariete. Decisamente la situazione sentimentale si fa più serena dal 20 di gennaio, poiché per la prima parte del mese c'è stata una certa tensione in ambito familiare, vista la vostra necessità di sentirvi assolutamente autonomi nella gestione dei vostri impegni. Le amicizie che portano sia tensioni, che novità troveranno uno sbocco espressivo soprattutto negli ultimi 10 giorni del mese. La revisione delle finanze in comune con il partner o un maggiore controllo in questo senso vi, permettono anche di rivedere la relazione e di capire quali sono le priorità. Tutto ciò che riguarda la carriera è abbastanza complesso, vi crea degli sforzi che però vi porteranno a una risoluzione creativa, sebbene faticosa e costruttiva. Siete sempre più consapevoli dei vostri sacrifici e questo, diciamo, vi porta a dovervi occupare in maniera più seria della vostra vita spirituale. Cercate di rigenerarvi, intuizioni. Parliamo adesso del segno del toro. Le tensioni nell'ambito della coppia vi portano a dover rivalutare necessariamente il vostro modo di porvi e siete portati alla polemica e non avete alcuna intenzione di cedere il passo ad alcun compromesso. Venere in qualche modo vi aiuta a cercare di comprendere meglio quale sia il significato per voi della parola amore e cos'è la bellezza e tutto ciò che riguarda l'armonia. Però, certi vostri difetti di natura egoistica si presentano e pongono dei problemi in ambito relazionale. In ogni caso, le questioni economiche troveranno una certa risoluzione e certe entrate di denaro vi aiuteranno a gestire anche dei cambiamenti nell'ambito della carriera. Nuovi progetti da curare attentamente. Gennaio è sicuramente un mese molto positivo per il segno dei gemelli. Ci sono idee innovative, iniziative creative nell'ambito di lavoro e una capacità comunicativa originale. Questo vi dà la possibilità di fare sia degli avanzamenti di carriera che di fare un'ottima impressione nei confronti di un superiore. Vi saranno possibili collaborazioni con l'estero. Dovete fare attenzione nella gestione dei soldi e nella relazione con i subordinati, anche se questo vi permetterà proprio in questo senso di poter investire del denaro e avere aiuto da parte del partner proprio in ambito economico. Probabilmente vi sarà un viaggio di natura spirituale che vi aiuterà in questa fase evolutiva e piena di creatività della vostra vita. Parliamo adesso degli amici del Cancro. Siete sempre un po' sul filo del rasoio per quanto riguarda sia le collaborazioni di lavoro che nel rapporto con il partner. La situazione sentimentale vive una fase di grande trasformazione, però è anche un po' contraddittoria e questo è inevitabile. L'amore c'è, è possibile che aumenti, se così si può dire, però dipende dalla vostra capacità di sapere vivere le vostre metamorfosi. Nella carriera ci saranno tensioni e chiarimenti che si alterneranno e sicuramente i rami vecchi che state decidendo di recidere lasciano spazio ad una nuova fioritura in ambito sentimentale. Siate molto prudenti nella gestione delle fidanze, erotismo spirituale. Leone. C'è una certa tensione nella coppia da affrontare e bisogna che voi esercitiate la vostra capacità di autocontrollo. Forse ci saranno dei tradimenti, qualcuno li scoprirà perché nel senso che li farete voi o forse li subirete. Dovreste cercare di modificare il vostro comportamento, mettere da parte il vostro orgoglio in ambito familiare. In compenso i progetti di lavoro andranno molto bene e chi vi supporta o chi dipende da voi sarà in una fase armoniosa di trasformazione insieme. Insieme a voi. Sono possibili dei viaggi molto importanti e questo vi permetterà di affrontare meglio le conclusioni a cui andate incontro. Salute e cure olistiche.
Parliamo adesso della Vergine. Le passioni che non funzionano più devono lasciare spazio a una nuova espressione creativa. La trasformazione a volte è dolorosa e vi obbliga ad entrare profondamente in relazione con voi stessi. Ma gennaio porta una certa armonia e per alcuni anche dei nuovi amori o degli amori che riprendono. I figli diventano sempre più importanti e vi aiutano a consolidare la vostra maturazione, se così possiamo dire. Le relazioni comunque che adesso si concludono vi permettono di migliorare la vostra autonomia e cambia lo scenario economico, sia perché magari il partner se ne va e quindi siete obbligati ad affrontare nuove responsabilità, o perché un nuovo partner arriva e quindi avete degli aiuti nel gestire la vita day by day. La carriera in espansione, per piacere, tenete sotto controllo l'ego. Bilancia. Passioni inevitabili che potrebbero scoppiare all'improvviso cambiando i vostri scenari sentimentali. In alcuni casi l'arrivo di un figlio stravolge la vita di coppia in senso positivo. Però chi si trova dentro una relazione di vecchia data, diciamo, vedrà i nodi venire al pettine e forse qualcosa o tutto dovrà essere cambiato. L'aspetto economico vi pone dei limiti a cui dovete fare assolutamente attenzione e non dovete lasciare niente al caso. Bisognerà migliorare le vostre consapevolezze in ambito esistenziale e nell'ambito dello studio. Ricordatevi in ogni caso che non è sempre possibile fare contenti tutti. Scorpione. Ciò che di buono vi dona il cielo in questo momento non potete sempre gustarlo, poiché l'accento in questo momento sulla vostra vita è nell'ambito della maturazione. Però questa maturazione è ben vista dagli astri in qualche modo, infatti ci sono avanzamenti nell'ambito della carriera e nuove possibilità economiche con e attraverso il partner. C'è un'area un po' frizzante nelle questioni familiari, non vale assolutamente la pena di lasciarsi prendere al nervosismo solo perché a casa non tutti la pensano come voi. Sagittario. Prosegue una fase di comprensione della realtà che vi circonda. I nuovi amori o vi consentono di superare delle prove o vi mettono delle prove. È la creatività che vi stimola e mobilita la vostra energia, in definitiva è fonte di grande buon umore e vitalità. Le questioni familiari, il passato, le radici fanno emergere certe questioni o un certo intuito che forse in un primo momento potrebbe inquietarvi, ma che in realtà potreste scoprire risultarvi molto utile in futuro, soprattutto nel risolvere certe questioni. L'economia e la sessualità vi promettono delle ottime possibilità a patto che seguiate gli eventi. Ottimismo e buon umore. Capricorno. La necessità di affermarvi o di portare avanti le vostre ambizioni in questo momento non sono poi così ostacolate come voi pensate. Le questioni familiari vi obbligano a una nuova visione delle priorità vostre e di chi vi sta intorno. Però se abbassate un po' la guardia, sicuramente riuscirete a migliorare nell'ambito della comunicazione. Potete condividere in ambito lavorativo dei nuovi progetti o organizzare il nuove attività o semplicemente vi verranno proposti dei nuovi lavori. La formazione della vostra immagine, della vostra individualità è preponderante. Adesso siete portati ad avere un nuovo ruolo sociale. Economia molto attiva. Acquario. Pieni di energia, pronti ad affrontare nuove avventure creative, arrivano dei nuovi amori o forse dei nuovi amori sono sbocciati da poco. Avete una certa gioia di vivere dopo tutto. Ci sono una serie di spunti creativi che vi sollecitano e rivoluzionano in qualche modo le relazioni.
Questa questione degli ideali, dell'aspetto creativo, vi aiuta parecchio ad affrontare una situazione economica che potrebbe essere abbastanza difficile per quest'anno, che comunque vi dà dei risultati semplicemente con il contagocce. Ad ogni modo, cercate di affrontare tutti i progetti con uno sguardo realistico nei confronti del futuro. E in questo periodo vi sarà permesso di rivedere certe vecchie ferite sepolte nell'anima e sicuramente qualcuno vi ascolterà. Azione. Pesci, questo mese vi vedete proiettati verso la revisione dei vostri sogni. Dovete aggiustare il tiro, possono arrivare delle nuove opportunità, ma bisogna che per voi sia più chiaro qual è l'obiettivo da raggiungere. Siate prudenti in questo momento nei confronti di tutto, con i soldi, nelle relazioni, con gli amici, in ambito economico a tutto raggio. Se dovete fare delle revisioni a casa, ristrutturazioni o dovete attuare una compravendita di immobili, fate molta attenzione, mettete tutto nero su bianco e osservate ogni minimo dettaglio, qualcosa potrebbe mettervi alla prova all'improvviso. In ogni caso, curate sia nelle amicizie che nei nuovi progetti qualsiasi dettaglio. Queste saranno, curando i dettagli, potrete avere in futuro degli ottimi risultati. Chi vi aiuta in questo momento dovrà come dire, essere pronto a comprendere l'evoluzione dei vostri progetti. Grazie a tutti per l'ascolto, vi auguro un buon mese di gennaio e alla prossima. Ciao!